E ci siamo, ecco, buongiorno, buongiorno, benvenuti al secondo incontro di Countdown Speak Up, il percorso realizzato da IQS Group Italia e che prepara i professionisti della compliance, del mondo legal ed HR all'arrivo della direttiva europea sul whistleblowing. Buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti. Mi presento, io sono Paola Simonetti, sono Marketing Manager di IQS Group Italia e ho l'onore e il piacere di accompagnarvi lungo tutto il ciclo dei nostri appuntamenti assieme. L'abbiamo visto, il ciclo si è aperto 2 settimane fa e si chiuderà il 16 di dicembre. 16 dicembre, data che precede la giornata che segna il termine per gli Stati membri per recepire proprio la direttiva europea sul whistleblowing. Quindi siamo veramente agli sgoccioli, mancano poche settimane. Il primo appuntamento, come dicevo, ha aperto il ciclo 2 settimane fa e nella prima giornata abbiamo parlato, abbiamo analizzato quelli che sono i benefici derivanti dall'adozione di un sistema di gestione dell'anticorruzione e abbiamo parlato della norma ISO 37001. Nella giornata di oggi, invece, abbiamo voluto affrontare assieme a voi quelle che sono le principali questioni aperte derivate dall'evolversi della disciplina sulla protezione dei whistleblower nel nostro paese, quindi in Italia. Per farlo abbiamo di nuovo coinvolto un'azienda nostra partner, uno studio legale nostro partner, nella fattispecie Rödl & Partner, che ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi. Abbiamo scelto appunto assieme a loro di avere un approccio multidisciplinare alle tematiche al fine di rispondere al meglio agli interrogativi che si stanno ponendo in queste ore i compliance manager italiani, gli HR manager italiani, le figure appunto che seguono gli aspetti legali all'interno delle aziende italiane. Quindi, proprio per questo motivo, abbiamo invitato alla nostra tavola rotonda 3 avvocati dello studio Rödl che ci aiuteranno a guardare alla materia da altrettanti differenti punti di vista. Chiamo quindi sul nostro palco virtuale le relatrici, una tavola rotonda totalmente al femminile, che saranno con noi nella giornata di oggi, nella mattinata di oggi. Quindi, do il benvenuto a Rita Santaniello, a Maria Hilda Schettino e a Flavia Terenzi. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. 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 Buongiorno, buongiorno, benvenute. Quindi, una breve presentazione appunto di queste relatrici in questa tavola rotonda femminile che ho oggi il piacere di condurre assieme a voi. Quindi, Rita Santaniello è un avvocato presso l'Ordine Avvocati di Milano, lavora per Rödl & Partner dal 1998 e dal 2008 invece è diventata partner dello studio dove è responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro. Buongiorno Rita, benvenuta. Buongiorno. Abbiamo anche Maria Ilda Schettino. Maria Ilda è invece avvocato penalista, specializzato in diritto penale d'impresa e responsabilità del reato degli enti. Maria Ilda si occupa principalmente di consulenza alle imprese nell'implementazione dei modelli 231, nonché della gestione delle attività dell'organismo di vigilanza. Infine abbiamo Flavia Terenzi, avvocato, scusami, scusate, anzi, avvocato specializzato in diritto della protezione dei dati personali e nella compliance normativa. Flavia è Senior Associate del Dipartimento di Protezione dei Dati Personali, della Proprietà Intellettuale e Cyber Security proprio presso Rödl. Quindi, benvenute, è un piacere avervi con noi. Grazie, Bene. grazie molte. Quindi andiamo brevemente, permettetemi brevemente, prima di tornare appunto alla nostra tavola rotonda e di tornare al dialogo appunto con le nostre ospiti, andiamo a vedere brevemente 2 informazioni circa la nostra azienda, circa il gruppo IQS e permettetevi anche di darvi qualche informazione circa l'utilizzo della nostra piattaforma. Ormai siamo tutti abituati a partecipare ad eventi online, quindi sarà ancora più facile, potete interagire con noi ponendoci delle domande
utilizzando la box domande e risposta che vedete sotto il nostro video principale. A fianco della box domande e risposta abbiamo inserito del materiale di approfondimento che può essere scaricato gratuitamente. Sono due delle nostre ultime pubblicazioni, il Whistleblowing Report, che è uno studio che conduciamo a livello europeo assieme all'Università Svizzera su diverse aziende in Europa circa il fenomeno del whistleblowing, e raccoglie i dati dell'anno scorso, quindi del 2020, e oltre a quello abbiamo anche una guida all'arrivo della direttiva sul whistleblowing, nonché il link per registrarsi alle prossime iniziative. Sulla sinistra invece trovate il nostro sondaggio, un sondaggio che vi chiediamo gentilmente di rispondere tre brevi domande per farci sapere se vi è piaciuto, che cosa può essere migliorato. Noi siamo veramente grati per ogni feedback che riceviamo da voi. Quindi, andando a parlare invece del nostro gruppo, EQS, per chi di voi ancora non ci conoscesse, EQS Group è un'azienda tedesca, è stata fondata a Monaco di Baviera, quindi in Germania nel 2020, scusate, nel 2000, e ha, scusate, 20 anni, anzi 21 anni di storia. È un'azienda che è specializzata nella produzione di soluzioni digitali per la compliance e per l'investor relations, ha più di 8.000 clienti in tutto il mondo e una squadra di 500 dipendenti che lavora dalle nostre 13 filiali che sono aperte sia in Europa che negli Stati Uniti, che in Asia con una sede a Hong Kong, ma anche in India con diversi sviluppatori che lavorano da lì. Siamo da quest'anno presenti anche in Italia, abbiamo la sede, abbiamo il nostro ufficio a Milano, che è stato aperto dalla Managing Director Laura Sant'Eusanio a gennaio di quest'anno, ma la squadra è già cresciuta molto bene, siamo 6 persone che lavorano dall'Italia, abbiamo una rete, una base già di 50 clienti e una rete di partner che ci aiuta a raggiungere in maniera capillare tutto il territorio italiano e appunto che sta portando avanti assieme a noi le iniziative come quella di oggi. Una brevissima panoramica, semplicemente per darvi qualche informazione in più circa la nostra azienda sulle nostre soluzioni per la compliance. Come EQS Group siamo fornitore numero uno in Europa per la soluzione digitale che riguarda proprio la raccolta e la gestione delle segnalazioni, quindi del whistleblowing. Questa soluzione non è una soluzione a sé stante, ma fa parte di un cockpit, dunque di una piattaforma che raggruppa diverse offerte, non solo appunto whistleblowing, ma anche gestione delle polizze aziendali, abbiamo gestione di gift and hospitalities, l'anno prossimo arriveranno la gestione e valutazione del rischio, arriverà anche un'applicazione per fare formazione, per fare comunicazione, e la third party due diligence. Quindi abbiamo appunto l'obiettivo di snellire i processi che riguardano la compliance a 360 gradi. Ma oggi ovviamente siamo qui per parlare della tematica centrale, che è quella della nostra direttiva europea sul whistleblowing. Direttiva europea 2019-1937, che, come dicevamo, il cui termine è in scadenza, scade il 17 dicembre di quest'anno, il termine per il recepimento. Ad oggi all'interno dell'Unione Europea sono solamente due gli stati membri che hanno recepito la norma nei rispettivi ordinamenti nazionali, e sono la Danimarca e la Svezia. Quindi si guarda con molta attenzione allo sviluppo nelle prossime settimane per capire in che modo gli stati membri recepiranno la direttiva e soprattutto che cosa succederà in Italia, ma questo lo vediamo meglio appunto nella nostra tavola rotonda. Prima di approfondire assieme a voi i contenuti della direttiva, chiamo di nuovo le nostre ospiti ad accendere il video e appunto a tornare a salire sul nostro palco virtuale, e così poi iniziamo ad entrare nel vivo del nostro incontro di oggi. Quindi
Quindi la direttiva europea, che appunto si accinge ad entrare in vigore, prevede, abbiamo cercato di semplificare su questa slide, prevede sette pilastri fondamentali. Quindi prevede fondamentalmente l'obbligo dell'istituzione di un canale di segnalazione interno alle organizzazioni, c'è un vincolo anche per quanto riguarda la grandezza delle organizzazioni che riguarda nella prima fase le organizzazioni o aziende che hanno più di 250 dipendenti e una seconda fase a partire dal 2023 le organizzazioni che si rivolgerà o si applicherà anche alle organizzazioni e aziende che hanno più di 50 dipendenti. Dunque questo il target, questo l'ambito di applicazione della direttiva. Non solo nella direttiva non c'è solo l'obbligo appunto di istituire un canale, ma anche vi è data una grande attenzione a quella che è l'identità del segnalante, si parla appunto dell'obbligo di mantenere la confidenzialità circa l'identità del segnalante e ovviamente di gestire i dati sensibili che vengono raccolti in maniera sicura e anche in osservanza di quella che è, di quelli che sono i parametri del GDPR. Si danno inoltre all'interno della direttiva anche delle tempistiche precise per quanto riguarda la comunicazione con il segnalante e in tutte le fasi del processo. Quindi sono 7 giorni di tempo per dare conferma al segnalante di ricezione, di aver ricevuto, correttamente ricevuto la segnalazione, sono 3 mesi di tempo per informare circa l'esito delle indagini. Bisogna inoltre informare in maniera chiara e precisa i dipendenti, tutti gli stakeholder, circa le modalità di raccolta di segnalazione, quindi comunicare quali sono i canali, comunicare in maniera chiara che cosa può essere segnalato, ma anche comunicare alle autorità di vigilanza quali sono i canali che sono stati scelti. Quindi questa è una brevissima panoramica, entreremo poi nel merito dei diversi punti assieme alle nostre relatrici. Se avete delle domande vi invito a condividerle con noi utilizzando la box per domande e risposte proprio qui sotto, ma parlando di domande ne abbiamo subito una per voi per rompere il ghiaccio. E vi chiediamo, siamo noi a chiedervi, avete già, la vostra azienda ha già un modello organizzativo che prevede dei canali di whistleblowing? Quindi una piccola domanda che siamo noi in questo caso a porre a voi per vedere quanto effettivamente le aziende italiane siano già preparate in materia e poi andremo a commentare questi dati assieme appunto alle nostre relatrici. Qualche secondo di tempo. Quindi diamo ancora qualche secondo e andiamo a scoprire assieme i nostri risultati. Vedo che Maria Hilda annuisce o sorride, quindi siamo sì, l'88% addirittura del nostro pubblico dichiara di essere già dotato di un modello organizzativo che prevede dei canali di whistleblowing. Quindi è ancora più interessante perché capiremo meglio che cosa cambierà per voi e che cosa effettivamente la direttiva prevede. Parto quindi subito con la prima domanda proprio su questo e proprio a Maria Hilda che sorrideva, chiedendole Maria Hilda che cosa cambierà per i whistleblower con il recepimento della direttiva. Prego. Grazie mille Paola. Sorridevo perché effettivamente è un risultato molto importante, perché segna una grande sensibilità da parte del nostro pubblico verso le tematiche della compliance, in particolare quella relativa alla 231 e quindi la predisposizione di un modello organizzativo volto a prevenire fenomeni illeciti e fino anche la commissione dei reati presupposto previsti dal decreto, e poi ovviamente una grandissima sensibilità e attenzione verso le tematiche del whistleblowing e quindi della protezione dei segnalanti. E infatti, proprio su questo tema, per rispondere alla tua domanda, le novità che ci aspettiamo, per effetto del recepimento della direttiva in Italia sono effettivamente diverse. Come sappiamo, la direttiva whistleblowing è stata introdotta proprio per rafforzare e uniformare la protezione dei whistleblower nei vari stati dell'Unione Europea, tenuto in considerazione il fatto che le normative attualmente in vigore, se ci sono, perché in alcuni paesi ancora non ci sono, sono piuttosto eterogenee tra di loro e non sono sempre in grado di garantire una tutela adeguata ai segnalanti.
Infatti, il fine della direttiva è proprio quello di far emergere potenziali violazioni, illeciti, frodi da parte delle persone che ne siano stati testimoni nel loro contesto lavorativo, senza che il segnalante abbia però il timore di subire delle ripercussioni negative, degli atti ritorsivi, delle discriminazioni in conseguenza della propria segnalazione. E infatti, proprio per questo, il primo aspetto che sarà verosimilmente oggetto di modifica riguarderà il concetto stesso di whistleblower, che non sarà più limitato soltanto agli amministratori, ai dirigenti e dipendenti come attualmente previsto. Sappiamo che nel settore privato la norma principe appunto è la 231, che limita la tutela soltanto ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti, ma comprenderà tutti quei soggetti collegati anche in senso più ampio all'impresa nella quale si è verificata la violazione e che potrebbero appunto temere degli atti ritorsivi in considerazione della situazione, possiamo dire, di vulnerabilità economica in cui si trovano proprio per il legame che hanno con l'impresa in questione. Saranno quindi inclusi, secondo quanto ci si aspetta in base alla direttiva, anche i lavoratori autonomi, i tirocinanti e i volontari, quindi tutti quei soggetti che lavorano comunque abbastanza stabilmente all'interno di un'impresa, ma che non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente, gli ex dipendenti oppure i candidati che possono venire a conoscenza di eventuali violazioni nel corso del processo di selezione, oppure ancora tutti quei soggetti che lavorano sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori, fornitori delle imprese in questione, gli azionisti e membri degli organi societari, e infine anche i facilitatori, cioè tutti quei soggetti che hanno aiutato il segnalante nella sua segnalazione, nel processo della sua segnalazione, e i colleghi o i parenti che in qualche modo hanno supportato il segnalante. Ebbene, nei confronti di tutti questi soggetti dovrà essere vietata qualsiasi forma di ritorsione per la segnalazione effettuata, facendo riferimento sia alle ritorsioni dirette, quelle più evidenti come licenziamento o il demansionamento, ma anche a tutte quelle ritorsioni di tipo indiretto, cioè quei comportamenti possiamo dire più sottili, ma comunque discriminatori, che possono essere le valutazioni negative delle performance, le mancate promozioni oppure le referenze negative, nei confronti di terze parti. Quindi anche tutte queste ulteriori forme di ritorsione saranno vietate e quindi i segnalanti saranno tutelati anche in questo caso. Inoltre, questa è davvero una grande novità per quanto riguarda l'Italia, nei confronti dei whistleblower, dovranno essere garantite anche delle misure di sostegno. Dico che è una grande novità perché tra le misure di sostegno previste dalla direttiva c'è ad esempio la possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato nel caso in cui a seguito della segnalazione dovesse essere instaurato un procedimento penale o un procedimento civile. Oppure, sappiamo quanto è stressante partecipare ad un procedimento penale, anche l'assistenza psicologica potrà essere garantita ai segnalanti proprio in tutte le fasi processuali. Oltre a, diciamo, l'ampliamento della sfera soggettiva legata alla disciplina del whistleblowing, anche le tematiche che potranno essere oggetto di segnalazione saranno ampliate. Appunto, come dicevamo prima, la disciplina attualmente è contenuta nel decreto 231, per cui le segnalazioni rilevanti sono essenzialmente le violazioni del modello organizzativo, del codice etico oppure le potenziali ipotesi appunto di commissione di reati presupposto. Con la direttiva europea, invece, i whistleblower riceveranno una tutela anche al di fuori del perimetro 231, perché saranno inclusi tanti altri settori, come ad esempio gli appalti pubblici, la protezione dei consumatori, la sicurezza alimentare, la sicurezza dei trasporti e così via. L'elenco è abbastanza dettagliato e nutrito. Per cui, appunto, diciamo, il nostro consiglio è, soprattutto a chi ha dei modelli 231, di ripensare un po' ai propri sistemi di whistleblowing, nell'ottica appunto di questa maggior tutela, estensione della sfera soggettiva e estensione della sfera oggettiva della disciplina, e quindi di istituire ovviamente
rispetto alle imprese che saranno obbligate, come tu dicevi, c'è un limite dimensionale che farà scattare l'obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti, quindi di istituire dei nuovi canali nel caso in cui le imprese non avessero già un modello organizzativo idoneo contenente dei canali di whistleblowing, perché appunto sarà obbligatorio farlo anche a prescindere dal modello organizzativo. Invece per le imprese che hanno già dei modelli organizzativi, ovviamente dovranno valutare l'idoneità di questi canali e coordinarli comunque con le nuove prescrizioni e nuovi requisiti richiesti dalla direttiva. Inoltre, un'ulteriore novità della direttiva è quella di disciplinare la procedura per dar seguito alle segnalazioni. Quindi alle imprese non sarà chiesto soltanto di installare un canale o un nuovo canale, ma anche di introdurre delle policy precise per dar seguito alla segnalazione e, in modo da garantire un riscontro tempestivo al segnalante nei tempi fissati dalla direttiva e una gestione efficace delle indagini interne. Ti ringrazio Maria Ilda, abbiamo anche già ricevuto delle domande alle quali risponderemo nella parte finale perché mi rendo conto che insomma, i punti emersi sono diversi, quindi un allargamento della definizione, no, di quello che può essere il whistleblower, la possibilità appunto di tutelarsi da ritorsioni sia dirette sia indirette e anche le misure a sostegno che possono essere messe a disposizione, che è una cosa interessante e magari non a conoscenza di tutti, e anche le tematiche in oggetto alla segnalazione stessa, quindi veramente tanti, tanti punti che sono emersi insieme e che probabilmente avremo anche tempo e modo di approfondire nella parte appunto di domande e risposte. Quindi ti Volentieri. ringrazio. Parto con una seconda domanda che porgo invece a Flavia Terenzi per quanto in materia di protezione dei dati. Quindi noi abbiamo visto che ci sono stati recentemente degli interventi da parte del garante della privacy e appunto se parliamo di protezione dei dati, qual è la modalità che garantisce al meglio l'anonimato, la riservatezza e l'integrità dei dati? Prego, Flavia, grazie. Grazie Paola. Allora, innanzitutto per fare un po' un parallelismo, come era stato detto in passato per la normativa Data Protection, vorrei invitare tutti a concepire, a pensare al processo di segnalazione whistleblowing non soltanto come all'ennesimo requisito di compliance normativa che viene posto in capo alle aziende, ma cercare, diciamo, di analizzarlo sotto un punto di vista positivo, proprio come era stato suggerito di fare all'ingresso del regolamento UE 2016-79, anche conosciuto come il GDPR. Questo perché per poter comprendere al meglio le potenzialità di uno strumento, quale ovviamente il processo di segnalazione whistleblowing può dare, perché sostanzialmente oltre a cercare quantomeno di ridurre il più possibile il rischio di responsabilità amministrativa ai sensi della 231, può anche ridurre al minimo i rischi di danni all'immagine reputazionali nonché economico per le imprese. Tuttavia, affinché il processo di whistleblowing possa essere concepito quindi come un vantaggio, come un beneficio per le aziende stesse, è necessario che ingeneri fiducia nei destinatari, ossia nei dipendenti e in tutti, diciamo, i portatori di interesse, quindi stakeholder, che sono appunto destinatari del processo di segnalazione whistleblowing e che quindi concepiscano questo strumento come un incentivo e come appunto un vantaggio. E affinché si possa raggiungere questo scopo, è necessario ovviamente che il processo di whistleblowing sia un processo strutturato, organizzato e ragionato, nonché sicuro per i destinatari. Quindi, per definirlo in termini data protection, è necessario che sia progettato e protetto per impostazione predefinita in un'ottica di privacy by design. Del resto, il processo di whistleblowing è anzitutto un trattamento di dati personali. Non è un trattamento di dati personali soltanto comuni, ma può contenere, per esempio, all'interno della documentazione allegata alla segnalazione, dati di natura sensibile, dati di natura particolare, piuttosto che dati di natura penale, riferibili o al segnalante piuttosto che al segnalato. E quindi come tale va impostato nel rispetto dei principi di quell'articolo 5 del GDPR.
Facciamo particolare, ma non esclusivo, riferimento ai principi di licità, correttezza, trasparenza, di minimizzazione e di sicurezza e riservatezza dei dati. E in particolare il principio di riservatezza e di integrità dei dati personali appare di fondamentale importanza nell'ambito di un processo whistleblowing. Infatti, secondo, diciamo, la normativa appunto in materia, il titolare del trattamento deve mettere a disposizione dei canali di segnalazione anche anonimi, attraverso i quali quindi il segnalante possa scegliere di non divulgare e quindi di non rendere nota la propria identità, ove ovviamente non necessario e non voluto, nonché di tutelare la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse dal segnalante, o direttamente oppure comunque indirettamente ricavabili dalla documentazione allegata alla segnalazione, e quindi minimizzando il più possibile i rischi che possono esserci di perdita, di furto, di accesso o manomissione non autorizzata da parte di terzi. È bene, diciamo, precisare però prima di andare avanti cosa si intende per anonimato e cosa si intende per riservatezza e integrità. A questo proposito, per spiegarmi meglio cosa intendiamo, diciamo, per anonimato, dobbiamo dire che l'anonimato evidenzia comunque una volontà, cioè una scelta del segnalante di inviare una segnalazione anonima e quindi non nominativa, ossia la scelta di non rendere nota e quindi di mantenere riservata la propria identità, e come tale deve essere rispettata e garantita dal titolare del trattamento. Sotto il profilo invece della sicurezza, per spiegarvi meglio cosa si intende quindi per garanzia, diciamo, dell'anonimato, dobbiamo dire che un dato anonimo è un dato quindi che non è reso visibile al titolare del trattamento. Per cui, diciamo, l'interessato segnalante non è in alcun modo identificato e nemmeno potenzialmente identificabile senza il suo eventuale consenso. Nello specifico, quindi, garantire una segnalazione anonima vuol dire assicurare che il ricevente la segnalazione non abbia la visibilità non soltanto di dati identificativi diretti, quindi quali possono essere un nome, un cognome, una mail, quindi che possono chiaramente e direttamente identificare un interessato, ma anche di tutte quelle informazioni che possono, unite ad altri, renderlo potenzialmente identificabile. Ricordiamoci che la definizione di dato personale, ai sensi del GDPR, è una definizione ampia, quindi non ricomprende soltanto il nome, il cognome, un codice fiscale piuttosto che un indirizzo mail, ma anche ad esempio un codice univoco, un indirizzo IP. Quindi un dato che, unito ad altre informazioni, può rendere comunque identificabile l'interessato. Sotto il profilo particolare della sicurezza, per appunto spiegare cosa si intende per riservatezza e integrità, prendiamo un po' in prestito quelle che sono le definizioni dei tre principi generali della cybersicurezza, che probabilmente sono noti a molti. Quindi la riservatezza non è altro che la privacy, ossia garantisce che i dati e le risorse siano preservati dal possibile utilizzo o accesso da parte di soggetti non autorizzati. L'integrità garantisce l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni, o meglio la capacità di mantenere la veridicità di questi dati e delle risorse, garantendo che non siano ovviamente in alcun modo modificati o cancellati o comunque manomessi. Diciamo che, pur senza fare espressa menzione dello strumento più ottimale o comunque preferibilmente diciamo migliore da adottare per ovviamente assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, comunque la direttiva diciamo in materia di whistleblowing implicitamente sembra far riferimento sicuramente a uno strumento che sia ordinato, strutturato o ragionato e che sia in grado ovviamente di assicurare la protezione e la sicurezza dei dati personali, come può essere ad esempio una piattaforma di whistleblowing. E a questo proposito ci sono stati anche dei recenti interventi da parte dell'autorità garante per la protezione dei dati personali che sono andati, diciamo, implicitamente in tal senso, ovviamente con alcune considerazioni che poi vedremo con riferimento alle misure, diciamo, tecniche specifiche piuttosto che alle misure organizzative, però certamente la piattaforma rispetto ad altre diciamo, modalità può garantire meglio l'anonimato, quindi la riservatezza e l'integrità e la sicurezza delle informazioni. Certamente, diciamo, la piattaforma risulta ancora di più uno strumento preferibile quando parliamo di un titolare del trattamento, quindi di una grande azienda con diverse sedi dislocate all'interno del territorio nazionale o anche all'interno del territorio europeo o extraeuropeo.
Strumenti di segnalazione alternativa, quali potrebbero essere, ad esempio, un indirizzo mail piuttosto che anche un numero di telefono dedicato, potrebbero risultare da un lato come delle modalità più invasive per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto potrebbero comportare maggiori rischi, e poi potrebbero non rivelarsi idonei a garantire comunque la riservatezza, l'integrità e anche, diciamo, l'anonimato richiesto eventualmente dal segnalante, come invece potrebbe fare una piattaforma whistleblowing. Quindi, invece che ingenerare fiducia negli interessati, potrebbe scoraggiarli e quindi disincentivando poi per loro l'utilizzo di questo strumento. Grazie, grazie, grazie Flavio. Abbiamo sentito nella tua risposta quindi il tema della fiducia, con la quale in realtà hai aperto la risposta, ma hai anche chiuso appunto il tuo intervento, che sembra essere molto importante, anche poi la scelta di un corretto canale di raccolta delle segnalazioni. Ma nei fatti, oggetto di segnalazione, appunto, che vengono raccolti tramite i canali di whistleblowing, ovviamente questi fatti possono avere anche una rilevanza disciplinare sotto un profilo strettamente giuslavoristico. Rita, ti lascio la parola per un commento appunto su questo ambito. Grazie. Grazie Paola e buongiorno a tutti. Dunque, per rispondere a questa domanda, innanzitutto è necessario comprendere, quindi ricordare nuovamente, li anticipava Maria Hilda, quali sono i fatti che possono essere segnalati nell'ambito della normativa whistleblowing. Abbiamo visto che la direttiva amplia l'ambito oggettivo delle segnalazioni, includendovi diverse violazioni del diritto dell'Unione relativamente a specifici settori, tra i quali abbiamo visto gli appalti pubblici, i servizi prodotti ai mercati finanziari, sicurezza, conformità dei prodotti, piuttosto che dei trasporti, la tutela dell'ambiente e tanti altri, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, queste violazioni, ovvero che riguardino il mercato interno. Ora, i fatti passibili di rilievo disciplinare nel rapporto di lavoro non sono solo quelli che costituiscono un inadempimento delle obbligazioni contrattuali strettamente connesse al rapporto di lavoro stesso, ma sono tutti quei fatti che, anche se estranei, siano comunque idonei a incidere sul rapporto intercorrente tra il datore di lavoro e il dipendente. Pertanto, una violazione del diritto unionale nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, che sia potenzialmente oggetto di segnalazione tramite un canale whistleblowing, può certamente avere rilevanza disciplinare, indipendentemente e a prescindere dal fatto che essa rappresenti un inadempimento connesso alle obbligazioni proprie del lavoratore e a prescindere anche dall'esito della segnalazione. Il tema quindi è importante non solo per le funzioni di governance e di legal compliance, ma anche per la funzione HR. E ciò non solo per la possibile rilevanza disciplinare dei fatti oggetto di segnalazione, ma anche perché la disciplina in materia prevede specifiche misure di tutela per i soggetti che vengono coinvolti nell'ambito del processo di whistleblowing. Per il soggetto segnalante, il whistleblower, vi sono le cosiddette misure anti-retaliation. I modelli di organizzazione e gestione devono infatti prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, come ci diceva già Maria Hilda, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Inoltre, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano adottare misure che sanciscano il divieto di qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante, quali, come ci anticipava già Maria Hilda, il licenziamento, demansionamento, mancata promozione, il trasferimento, il mutamento di mansioni, la modifica dell'orario, la riduzione della retribuzione, l'avvio di procedimenti disciplinari, molestie, discriminazioni e così via. Sono poi previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È quindi opportuno aggiornare il codice disciplinare aziendale per ricomprendervi tali infrazioni. Infine, la legge prevede anche sanzioni pecuniarie nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. E quindi è previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale da questi eventualmente indicata. Anche se sotto tale ultimo profilo occorre segnalare che allo Stato non vi sono specifiche sanzioni scusate, amministrative applicabili a tali condotte, pertanto l'attuale disciplina sotto questo profilo è ancora monca.
Per quanto concerne il soggetto segnalato, invece, il nodo di primaria rilevanza riguarda le modalità con cui conciliare le aspettative di riservo del segnalante, quindi il suo diritto alla riservatezza, con il diritto di accesso riconosciuto invece al soggetto coinvolto, il segnalato, nell'ambito appunto di un bilanciamento tra l'esigenza di trasparenza nell'uso delle informazioni con la necessità di mantenere riservate le eventuali attività ispettive. E sotto tale profilo si ritiene dunque che i diritti del segnalato, quindi il diritto di accesso, di informazione, possano essere compressi temporaneamente fino a quando sussista un rischio che, comunicando queste informazioni, si comprometta la verifica sulla fondatezza della denuncia, ovvero anche solo la raccolta delle prove, salvo poi riespandersi nella fase successiva anche a garanzia del diritto di difesa dello stesso. Ma attenzione! Quando si parla di fatti che possono avere effetti sotto il profilo disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro, sia con riferimento al soggetto segnalante, sia con riguardo al soggetto segnalato, è sempre importante che il datore di lavoro non esaurisca, non anticipi o consumi involontariamente l'esercizio del potere disciplinare. In tale ipotesi, infatti, vi è il concreto rischio che il datore di lavoro, anche inconsapevolmente, avvii di fatto, nell'ambito delle indagini sulla segnalazione, un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore interessato, dovendo in tal caso adottare ogni provvedimento conseguente entro i termini e secondo le modalità procedimentali previsti per lo stesso e nel rispetto del generale principio di tempestività del procedimento disciplinare. Ma come si fa quindi a contestare in modo specifico e dettagliato, come previsto dallo Statuto dei lavoratori, tutelando al contempo la riservatezza del segnalante? La dottrina e la giurisprudenza sono orientate nell'affermare che proteggere la riservatezza del whistleblower non significa garantirne l'anonimato. Sul tema sono intervenute due sentenze della Cassazione che hanno precisato come la normativa sul whistleblowing si limiti a garantire appunto il riservo sull'identità del segnalante, ma non tutela certo l'anonimato. In sostanza, quindi in concreto, dove il datore di lavoro sia a conoscenza del nome del soggetto segnalante in quanto non anonimo, nella lettera di contestazione disciplinare è corretto che venga indicato il nome del soggetto delatore o segnalante, anche a tutela e garanzia del diritto di difesa del soggetto segnalato, ciò per non pregiudicare appunto la legittimità del procedimento disciplinare. Sono questi, penso, i temi più diciamo scottanti per gli HR con l'introduzione appunto della direttiva. Grazie Rita. Quindi abbiamo visto la materia interessa veramente diversi reparti, diverse funzioni all'interno delle aziende, quindi siamo felici ancora di più di aver potuto dare un approccio, rispondere con un approccio multidisciplinare appunto alla tematica. Venendo a chi riceve invece le segnalazioni, perché ovviamente le segnalazioni vengono inviate e poi dall'altra parte all'interno dell'azienda qualcuno riceve le segnalazioni, abbiamo una domanda, anzi abbiamo preparato una domanda per Maria Ilda per quanto riguarda l'organismo di vigilanza, ovvero l'organismo di vigilanza potrà sempre essere destinatario delle segnalazioni, Maria Ilda. Grazie Paola. Sì, questa è una domanda che riceviamo anche noi sempre più spesso. E onestamente, per rispondere con precisione a questo dubbio, sarà necessario vedere come il legislatore italiano coordinerà l'attuale disciplina con quanto previsto dalla direttiva, proprio per il discorso che facevamo prima. Quanto alla direttiva, quindi stando al testo della direttiva, con riguardo all'individuazione del soggetto deputato a ricevere le segnalazioni, la direttiva si limita solo a dire che i canali di segnalazione interni potranno essere gestiti da una persona o da un servizio imparziale, designato specificatamente a questo fine, oppure essere messi a disposizione di terzi esterni all'ente. Per cui appunto la direttiva non dà, così come la 231 del resto neanche fa, non dà delle indicazioni precise, si limita soltanto appunto a prevedere che potrà essere una persona singola, potrà essere un servizio, quindi appunto un organismo interno all'ente, ma anche soggetti terzi esterni. Sempre in base alla direttiva, ovviamente poi la scelta dovrà ricadere su soggetti che possano comunque garantire una gestione sicura dei canali,
di whistleblowing, idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione. In base a queste poche informazioni che la direttiva ci fornisce, possiamo comunque vedere che sono delle caratteristiche tipiche dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza, per definizione, è un organismo autonomo e indipendente, che già da anni appunto, è abituato a gestire in modo riservato le segnalazioni di condotte illecite verificatesi nell'impresa in cui opera, ovviamente le condotte rilevanti ai fini 231. E infatti, proprio per questo, nonostante appunto, la similitudine tra il soggetto individuato dalla direttiva e il ruolo ricoperto dall'organismo di vigilanza, dobbiamo però ricordare che l'organismo di vigilanza ha una funzione precisa nell'ambito del sistema 231, perché rappresenta il garante del corretto funzionamento e dell'osservanza del modello e quindi è deputata a vigilare solo sull'effettiva attuazione delle regole di condotta contenute nel modello. Tutto questo per dire che sicuramente l'organismo di vigilanza dovrà continuare a giocare un ruolo fondamentale nel processo di gestione delle segnalazioni per quanto di sua competenza, però potrà e anzi dovrà essere comunque affiancato anche da altri soggetti che dovranno occuparsi delle violazioni non ricadenti in ambito 231, appunto come vedevamo prima. Alcune soluzioni che possiamo ipotizzare a questo problema potrebbero essere quelle di creare dei comitati etici interfunzionali all'interno delle imprese, anche tenuto conto del fatto che le imprese obbligate a conformarsi alla nuova normativa whistleblowing comunque sono imprese già grandi. Nell'immediato le imprese con oltre 250 dipendenti, dal 2023 le imprese con 50 dipendenti. Quindi in un'impresa così grande è possibile ipotizzare la costituzione di un comitato etico interfunzionale, oppure comunque affianca che comunque dovrà comunicare in ogni caso con l'organismo di vigilanza per quanto di sua competenza, oppure affiancare all'organismo di vigilanza un compliance officer interno, o ancora prevedere il coinvolgimento tra i gestori delle segnalazioni di consulenti legali esterni, che del resto sono soggetti tenuti al segreto professionale, e hanno anche le competenze tecniche per portare avanti le investigazioni interne che possono poi scaturire da una segnalazione. Quindi, diciamo, sicuramente non possiamo rispondere con certezza a questa domanda adesso, dovremo vedere appunto cosa ci proporrà il legislatore nelle prossime settimane, però senza dubbio il canale di whistleblowing della 231 dovrà continuare a sussistere per l'efficace attuazione del modello organizzativo e quindi l'organismo di vigilanza sarà comunque coinvolto in tutto il processo. Grazie, grazie Mareilla, quindi attendiamo. Motivo in più per attendere ancora con più impazienza l'arrivo del recepimento della direttiva in Italia. Tra l'altro una domanda al pubblico era proprio questa, la direttiva è stata già implementata, anzi recepita nell'ordinamento italiano o meno? No, non è ancora stata recepita. Torniamo a parlare assieme a Rita di una tematica che, anzi, una domanda che noi abbiamo ricevuto spesso in questi ultimi mesi, ovvero quali sono le possibili conseguenze di un utilizzo strumentale oppure improprio dei canali di segnalazione da parte del lavoratore? Prego, Rita. Sì, certo. Dunque, la legge prevede che il modello di organizzazione e gestione debba contenere un sistema disciplinare con sanzioni nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. E ai sensi della direttiva, gli Stati membri dovranno adottare misure che prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive anche nei confronti del segnalante che abbia scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Occorre però notare che l'onere della prova della ricorrenza del necessario dolo o colpa grave del segnalante è assai pesante. Infatti, in ipotesi di contestazioni relative a provvedimenti adottati nei confronti di un soggetto segnalante che venissero poi sottoposte al giudizio di un giudice o di altra autorità, ci riferiamo ad esempio a un'eventuale mancata promozione se, per non arrivare al licenziamento o altre misure che vengano poi contestate in giudizio dal segnalante. Il segnalante dovrà unicamente dimostrare di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno, mentre è onere del datore di lavoro che ha adottato la misura
lesiva, dimostrare che questa era sorretta da motivi debitamente giustificati. Tuttavia, nella pratica, l'abuso non sempre si spinge fino alla segnalazione falsa effettuata dolosamente. Ben più spesso, come molti HR probabilmente avranno già sperimentato, l'abuso deriva più da un fraintendimento o comunque dalla scarsa comprensione dei limiti di quanto può essere oggetto di segnalazione nell'ambito della disciplina whistleblowing e che quindi gode delle tutele che abbiamo visto, le cosiddette misure anti-retaliation. Non mancano infatti casi in cui il lavoratore utilizza il canale di whistleblowing per segnalare condotte di colleghi o di superiori gerarchici ritenuti scorretti o dannosi e che però non hanno le caratteristiche proprie né del rischio reato, né, del rischio del reato presupposto, né violano il diritto unionale, che quindi a rigore non ricadono nell'ambito della disciplina dettata dalla legge a tutela del segnalante e del segnalato. Le conseguenze dell'erronea applicazione delle procedure dettate per il whistleblowing a casi che più propriamente ricadrebbero nell'ordinaria gestione delle dinamiche dei rapporti tra colleghi di lavoro pone non pochi problemi pratici al datore di lavoro. E questo, ad esempio, è il tipico caso in cui tramite il canale whistleblowing, ad esempio, viene denunciato un presunto mobbing, che poi spesso può rilevarsi essere in realtà un banale problema relazionale tra colleghi. Come gestire quindi questi casi? Prima di tutto, in questi casi è di fondamentale importanza l'attività di formazione sull'utilizzo dei canali e abbiamo visto che anche la direttiva prevede un obbligo di formazione e che il datore quindi deve portare avanti in modo efficiente ed efficace nei confronti del dipendente. Inoltre, questo per prevenire innanzitutto, no, l'abuso derivante da un errore o da un fraintendimento. Inoltre, nel caso di utilizzo improprio del canale whistleblowing, che non sia legato a dolo, ma sia causato appunto da un errore di valutazione da parte del dipendente, il datore di lavoro, ove abbia prontamente informato appunto e formato il dipendente sulle modalità di utilizzo e aggiornato e regolato, quindi a livello disciplinare, nell'ambito del regolamento disciplinare, l'utilizzo del canale, potrà procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso. In conclusione, sotto il profilo HR e disciplinare, al fine di prevenire gli abusi o anche solo errori che possano impattare negativamente sull'ambiente lavorativo, è fondamentale la formazione e la regolamentazione, ovvero la predisposizione piuttosto che l'aggiornamento del regolamento disciplinare e di apposite policy. Considerando altresì l'inversione dell'onere probatorio di cui ho detto prima e che abbiamo visto far ricadere sul datore di lavoro un grave onere di provare appunto che l'eventuale provvedimento dannoso è stato assunto legittimamente e giustificatamente, è altrettanto fondamentale regolare e documentare tutte le analisi e le valutazioni che abbiano condotto ad esempio a un giudizio negativo sulla performance e quindi al mancato riconoscimento di un bonus, piuttosto che di una promozione, piuttosto ancora che all'imposizione di un trasferimento. Le parole d'ordine sono quindi regolare, formare e documentare. Bene, mi sembra molto chiaro e anche queste tre parole d'ordine appunto ce le segneremo e appunto le riascolteremo anche più avanti. Tra l'altro colgo l'occasione per comunicarvi che questo video, così come tutti gli altri video delle nostre dirette, vengono registrati, vengono caricati sul nostro canale YouTube, quindi potete anche riascoltare tutti gli interventi. Perché mi rendo conto che le tematiche emerse sono diverse e stiamo ricevendo anche moltissime domande da parte del nostro pubblico. Vado a porre io invece l'ultima nostra domanda a Flavia. Flavia, quali sono gli adempimenti privacy e le modalità tecniche e organizzative adeguate che un titolare del trattamento dovrebbe adottare nell'ambito di un processo di whistleblowing? E con questo appunto ti lascio la parola per la nostra ultima domanda e poi risponderemo a qualche domanda invece che è stata posta proprio dal nostro pubblico. Grazie. Grazie a te Paola e accolgo con piacere questa domanda, sicuramente molto importante, proprio perché abbiamo detto prima che il processo di whistleblowing non è altro che un trattamento di dati personali e quindi è importante che rispettare, diciamo, tutti gli adempimenti richiesti ai sensi del GDPR.
In particolar modo, uno lo avevo anticipato in realtà nella domanda che mi è stata posta precedentemente, riguarda proprio il concetto di privacy by design. Come dicevo, è importante strutturare e organizzare il processo di whistleblowing correttamente fin dall'inizio. Quindi, il principio di privacy by design è un principio che trovate all'articolo 25 del GDPR, per cui diciamo tenuto conto di quelle che sono lo stato dell'arte, le caratteristiche del trattamento, quindi la natura, il contesto, l'organizzazione e le finalità, tenuto conto dei costi di attuazione, nonché possiamo dire di tutte le altre caratteristiche che ovviamente vanno a connotare il trattamento, quindi anche gli interessati. Bisogna strutturare correttamente il processo e quindi il titolare deve sia all'atto di determinare il mezzo del trattamento e quindi qui riprendiamo un po' quello di cui avevamo parlato precedentemente, quindi la scelta dello strumento attraverso il quale gestire questo processo di segnalazione whistleblowing, piattaforma piuttosto che un altro strumento, e sia all'atto, diciamo, del trattamento stesso il titolare deve prevedere quelle che sono le misure di sicurezza adeguate, quali possono essere ad esempio in ambito whistleblowing la cifratura dei dati personali. Prima ancora però di entrare un attimino nel vivo di quelle che sono le misure di sicurezza consigliate, un accenno doveroso è alla valutazione di impatto privacy, quindi alla DPIA prevista dall'articolo 35 del GDPR. Infatti possiamo dire che in ambito whistleblowing, se non vogliamo dirla come del tutto necessaria, è sicuramente fortemente consigliata. Questo perché sia per la natura delle informazioni che possono girare attraverso un processo di whistleblowing, quindi informazioni anche sensibili e quindi particolarmente delicate, sia per la natura dello strumento e quindi per il fatto che potenzialmente potrebbe anche diciamo prevedere delle discriminazioni o delle ritorsioni, quindi per la tutela nei confronti degli interessati, sicuramente una valutazione di impatto è fortemente consigliata perché il trattamento può comportare sicuramente dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati che vanno analizzati. Non dimentichiamoci poi che qui c'è anche il tema della vulnerabilità degli interessati, che di per sé viene definito sia dal Working Party 29 nelle linee guida sulla valutazione di impatto e anche nel provvedimento del 2019 dal Garante per la protezione dei dati personali come un criterio di per sé sufficiente per determinare una valutazione di impatto privacy. Ma venendo un po' nel vivo delle misure di sicurezza tecnico-organizzative, sappiamo tutti che il GDPR ha determinato un cambio di approccio totale, perché siamo passati da diciamo, indicare quelle che sono le misure minime come obbligatorie in materia di sicurezza a lasciare ampia discrezionalità e ampio spazio al titolare nell'analisi del rischio e nel determinare quali sono le misure di sicurezza adeguate. Ebbene, diciamo che oggi vogliamo darvi, prendendo spunto anche un po' dai provvedimenti recenti del Garante per la protezione dei dati personali, quelle che può essere un'indicazione di massima di qualche misura tecnica da implementare o comunque da valutare. Sicuramente un protocollo, diciamo, di rete sicuro, quale può essere il protocollo HTTPS, perché questo consente ovviamente ai dati di viaggiare in sicurezza e quindi di preservare la riservatezza e l'integrità dei dati di cui abbiamo parlato precedentemente. Un altro strumento è la crittografia, diciamo, dei dati, sia per quanto riguarda la trasmissione e sia per quanto riguarda la fase di conservazione dei dati. Sicuramente il ricorso agli strumenti di log, purché però non siano, diciamo, generati dagli apparati firewall che possono essere utilizzati dai dipendenti, perché i log generati dagli apparati firewall potrebbero rendere, diciamo, accumulare una serie di informazioni e quindi rendere, ad esempio, potenzialmente identificabile o identificato, diciamo, per certo, l'interessato che magari ha voluto rendere riservata e quindi non nota la propria identità. Il ricorso, diciamo, ad utenze, se facciamo riferimento agli amministratori di sistema, evitare che una stessa utenza sia condivisa da più amministratori di sistema, perché questo potrebbe, diciamo, non rispettare i requisiti di sicurezza e anche di riservatezza di integrità. Quindi, se sono presenti più amministratori di sistema, ciascuno deve avere una propria utenza nominale con tutte le caratteristiche previste dal provvedimento del 2008. Prevedere strumenti di strong authentication e assicurare l'accesso selettivo alle segnalazioni, quindi sia da parte di diversi soggetti autorizzati che eventualmente anche dal responsabile.
responsabile, prevedendo ad esempio per le autorizzate anche una procedura di assegnazione. Tra le misure invece organizzative ricordiamo certamente l'eventuale nomina responsabile del provider nel caso ad esempio di un fornitore che offra diciamo servizi in materia di whistleblowing, pensiamo ad esempio a una piattaforma whistleblowing, ebbene in questo caso il provider va nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 e, noi ricordiamo, e ricordiamoci anche che va implementato il processo di verifica preventiva dell'adeguatezza del fornitore ai sensi del GDPR, quindi conformemente al comma 1 dell'articolo 28. E questo processo di verifica preventiva del responsabile può essere attuato ad esempio attraverso una checklist. Se il provider a sua volta si avvale di ulteriori responsabili, quali possono essere diciamo un fornitore di servizi, ad esempio di assistenza o di manutenzione per la piattaforma, sicuramente quest'ultimo deve essere nominato come subresponsabile del trattamento, quindi devono essere rispettati i commi 2 e 4 dell'articolo 28, per cui devono essere imposte sul subresponsabile le stesse misure di sicurezza. Questo è importante ed è stato segnalato anche in un recente provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali. E la società aveva, diciamo, in qualche modo sostenuto che questi fornitori non trattassero dati personali, ma in realtà, anche se limitati al servizio, ad esempio, di assistenza e manutenzione della piattaforma, come era appunto nel caso di specie, il fornitore tratta comunque nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati personali e quindi deve essere nominato subresponsabile del trattamento. Un'attenzione veloce vi l'annoto ai trasferimenti extra UE. Tenete presente che i trasferimenti extra-UE possono rilevare sia nell'ambito, diciamo, interno, che può essere ad un'azienda che è parte integrante di un gruppo internazionale, e sia dal punto di vista esterno, nel caso in cui il provider stesso sia esterno oppure si avvalga di un subfornitore, che ha sede al di fuori dell'Unione Europea. Tenete presente in questo caso che con la ormai nota sentenza Schrems 2 del 16 luglio del 2020, ovviamente è stato abrogato il Privacy Shield, quindi l'accordo scudo che autorizzava automaticamente il trasferimento dei dati verso gli USA, e sono state introdotte delle regole per quanto riguarda gli altri paesi extra UE non coperti da decisione di adeguatezza, per cui devono essere preventivamente verificati attraverso un DTIA, quindi un Data Transfer Impact Assessment. E, nel caso in cui si scelga poi la misura, ad esempio, di garanzia per i trasferimenti extra-UE delle standard contractual clauses, è necessario far riferimento alle ultime standard contractual clauses adottate dalla Commissione il 4 giugno del 2021. Gli ultimi due adempimenti necessari sono ovviamente le nomine incaricato e quindi autorizzato al trattamento per i soggetti interni che si trovino a ovviamente trattare dati personali sia per conto del titolare che per conto del responsabile che devono essere appositamente istruiti. E l'informativa, diciamo, sul trattamento dei dati che deve essere resa conformemente a quanto indicato dalle DPS ormai nel 2016, tanto nei confronti del segnalante quanto nei confronti del segnalato, attraverso delle modalità congrue. Ad esempio, non è stata definita una modalità congrua il fornire, diciamo, un'informativa pubblicandola sul sito web, perché questo potrebbe non garantire i principi di correttezza e di trasparenza e quindi non renderla effettivamente visibile e comprensibile dall'interessato. Stati, ma uno strumento diciamo un po' più preferibile sicuramente, che può in qualche modo rispondere allo scopo di rendere informato l'interessato, può essere l'invio attraverso mail oppure la messa a disposizione attraverso la piattaforma. E, ovviamente l'informativa deve contenere tutti gli elementi di quell'articolo 13 del GDPR. E infine, diciamo, legato un po' anche all'informativa e che chiude un po' tutto il processo, anche nell'ottica di accountability che bisogna tenere sempre presente, è l'integrazione del registro attività di trattamento, ovviamente con il trattamento di whistleblowing. Perfetto, grazie mille Flavia. Allora sono le 12, abbiamo una decina di minuti per rispondere a qualche domanda. Ne sono arrivate veramente tante. Anticipo subito che quelle molto molto specifiche che riguardano appunto questioni espresse con dettagli e riferimenti verranno risposte in un secondo momento, quindi vi daremo risposta via mail post evento. Andiamo a prendere quelle
alle quali possiamo dare risposta anche in questo frangente. Quindi una delle prime che è stata fatta è: ci sono elementi di interesse nelle modalità di recepimento della direttiva da parte di Danimarca e Svezia, quindi due stati membri che hanno già recepito la direttiva nei propri ordinamenti. Prego, per chi vuole rispondere. Posso rispondere io? Allora, entrambi i paesi, quindi Danimarca e Svezia, hanno recepito abbastanza fedelmente le disposizioni della direttiva. Ci sono però due elementi che secondo me sono interessanti. Per quanto riguarda la Svezia, sono state previste anche la possibilità di compensazioni monetarie, quindi sostanzialmente risarcimento dei danni subiti dal whistleblower per le ritorsioni che ha patito in conseguenza della segnalazione. Quindi questo, diciamo, mi sembra un elemento di novità, attualmente non previsto in Italia e sul quale si potrebbe riflettere. Per quanto riguarda invece la Danimarca, la legge danese ha fatto un passo in più rispetto alla direttiva, perché appunto la direttiva contempla soltanto, diciamo, pone questo obbligo soltanto per le società con più di 50 dipendenti o con più di 250 dipendenti. Visto che però in Danimarca è stata molto attiva, diciamo, la pressione dei gruppi rappresentativi delle imprese molto grandi, quindi con più di 250 dipendenti, il legislatore danese ha deciso di introdurre nella legge di recepimento anche la possibilità di attuare degli schemi di gruppo per queste società con più di 250 dipendenti. In questo caso, quindi, penso ad esempio anche alle società multinazionali. In questo caso, quindi, la società centralmente potrebbe gestire i canali di whistleblowing, appunto accentrando tutti gli adempimenti richiesti dalla direttiva. Ovviamente è subito sorto il dubbio se questa modalità di gestione accentrata sia conforme alle richieste della direttiva, e il ministro della giustizia danese ha appunto affermato di la volontà di seguire le interpretazioni delle istituzioni europee sulla correttezza di questa previsione. E nell'eventualità in cui il Parlamento europeo o la Commissione dovessero ritenere questa gestione accentrata nelle grandi imprese non idonea a tutelare adeguatamente i segnalanti, ovviamente il legislatore danese sarebbe disposto a fare un passo indietro. Però secondo me è importante sia il fatto che appunto ci sia stato uno scambio tra legislatore e associazioni rappresentative dei vari stakeholder, possiamo dire, interessati dalla direttiva, sia il fatto appunto di andare incontro alle esigenze poi concrete, dell'applicazione concreta di questo sistema, perché ovviamente in una realtà così grande poi riuscire a monitorare, intercettare tutte le segnalazioni poi potrebbe diventare complicato. E quindi questa è una soluzione trovata dalla Danimarca che mi sembrava interessante evidenziare. Poi vedremo gli sviluppi. Assolutamente, esatto, Marenda, vedremo come si sviluppano. Un'altra domanda che viene dal nostro pubblico è la seguente: se la segnalazione proviene da soggetti esterni all'Unione Europea, si applicano allo stesso modo gli strumenti di tutela del segnalante, sia con riferimento alla protezione dalle ritorsioni che al supporto legale gratuito? Quindi, appunto, una domanda per quanto riguarda le segnalazioni che provengono da soggetti esterni. Non so Se chi volete vuole posso prendere. provare oppure lascio la parola a qualcun altro. Ci sono un po' di temi, quindi non so, magari se vuoi iniziare tu, Maria Hilda, poi magari mi aggancio per la parte data protection. Sì, no, sicuramente per la parte data protection è fondamentale il tuo input. A rigor di logica, visto che la direttiva appunto ha il fine di tutelare quante più persone possibili interagiscano con un'impresa europea, io mi sentirei di dire di sì, cioè che è tutelato anche il lavoratore extraeuropeo, del resto, cioè il soggetto extraeuropeo che segnala, del resto ci potrebbero essere innanzitutto dipendenti, ma anche lavoratori autonomi che non sono appartenenti agli stati membri e che però potrebbero interagire o come fornitori o come
appunto lavoratori in qualsiasi forma con una società italiana o una società di un altro Stato membro. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire che è incluso, che l'appartenenza, diciamo, la provenienza del segnalante non incide sulla tutela, quanto il tipo di rapporto che lo lega poi alla società europea. Esatto, sì, confermo e poi aggiungendo anche un aspetto, insomma, di protezione dei dati personali, oltre a vedere comunque il rapporto, diciamo, contrattuale o di lavoro, dobbiamo anche capire un attimo il contesto, perché ovviamente se parliamo di una società a parte di un gruppo internazionale, lì è anche una scelta di voler magari estendere uno strumento che come può essere una direttiva europea, magari a una o più sedi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea. Una scelta, diciamo, possiamo dire, di compliance alla fine normativa che abbraccia un po' anche le altre sedi e ha delle assonanze come fatto, diciamo, anche per la normativa GDPR, perché spesso molte aziende, riportando anche un po' di esperienza, parte di un gruppo hanno applicato il GDPR comunque alle altre sedi extra UE del gruppo, facendo anche un po' leva sul principio di territorialità e quindi sul luogo del trattamento. E quindi in questo caso poi si applicherebbero anche le previsioni sui trasferimenti extra UE di cui abbiamo parlato precedentemente. Vi ringrazio. Sono arrivate anche diverse domande per l'avvocato Santaniello. Rita, te ne pongo una per iniziare, riferita alle sanzioni disciplinari per l'uso scorretto del canale. Queste sanzioni devono rimanere confidenziali all'interno dell'azienda o meno? C'è un generale dovere di confidenzialità e riservatezza che tutela in generale i rapporti di lavoro e connota comunque il rapporto tra il dipendente e il datore di lavoro. A maggior ragione in questi casi, secondo me, vige di per sé. In ogni caso, quando ci è capitato di dover fare un procedimento disciplinare connesso a un procedimento, a una segnalazione whistleblowing, ci siamo premurati, abbiamo raccomandato comunque l'inserimento nella lettera di contestazione stessa e in generale in tutte le comunicazioni anche nell'ambito delle interviste e delle indagini svolte durante il procedimento disciplinare stesso di ricordare esplicitamente anche per iscritto i doveri di riservatezza. Ti ringrazio. Andiamo subito avanti con un'altra domanda. Per l'avvocato Terenzi ci chiedono: i contratti di lavoro devono anche informare circa il trattamento privacy whistleblowing, quindi nel contratto di lavoro deve essere menzionato? Ma allora, questa è un po' una domanda sia labor se vogliamo che privacy. Rispondendo sulla parte di data protection, deve essere resa e nota nell'informativa al dipendente, quindi al collaboratore. Per cui quello che si può fare è sicuramente, diciamo, è suggerire di fare un'informativa specifica in materia di whistleblowing, dipende poi anche dallo strumento che si utilizza, perché ovviamente se si utilizza ad esempio una piattaforma, abbiamo già detto prima, lo si può rendere visibile nella piattaforma stessa, quindi chiedendo, diciamo, anche una presa visione, storicizzando anche la presa visione in maniera un po' molto più semplice, veloce e quindi rispondendo al principio di accountability. Diciamo che ovviamente siccome la segnalazione, quindi l'informativa sul whistleblowing va comunque a tutti i destinatari, e nei destinatari sono ricompresi anche i dipendenti, non è necessario andare ad integrare anche l'informativa dipendenti che magari è stata resa all'atto di sottoscrizione del rapporto di lavoro. Lo si può fare, ma comunque si deve tenere presente che in questo caso va resa un'informativa specifica ad hoc, con anche basi giuridiche specifiche, perché mi permettevo, diciamo, di leggere prima un'altra domanda sul tema. La base giuridica è certamente l'obbligo di legge se si adotta, diciamo, un processo di whistleblowing. Non ci dimentichiamo però che potrebbero esserci altre basi giuridiche da menzionare. Parlo per i dati comuni, ad esempio l'interesse legittimo, perché tutta la normativa della 231
non risponde, diciamo, ad un obbligo preciso di legge. Quindi molto spesso la gestione di un modello organizzativo o di governance viene posto sotto l'interesse legittimo, piuttosto che potrebbe esserci una base riconducibile sotto il consenso nel caso di un segnalante che voglia inviare una segnalazione anonima, quindi voglia mantenere riservata la propria identità, ma per motivi inerenti a procedimenti, diciamo, giudiziali, quindi indagini in corso e che sono già, diciamo, che hanno raggiunto già un livello avanzato, potrebbe essere necessaria a rendere nota la sua identità. E quindi in questo caso l'identità di un segnalante anonimo può essere resa tramite consenso. Perfetto, ti ringrazio Flavia. Chiudiamo con un'ultima domanda, credo rivolta soprattutto a Maria Hilda. Ci chiedono: una segnalazione può dare origine alla modifica di un processo interno e di una policy, piuttosto che a un'indagine su chi abbia commesso un illecito? Allora, direi che una segnalazione deve sempre dare origine ad un'indagine per verificare innanzitutto la fondatezza e la veridicità di quanto segnalato. All'esito di questa indagine, poi, uno degli output dell'indagine può certamente essere la modifica di un processo o di una policy interna che abbia causato il verificarsi di una condotta illecita, perché se ragioniamo già solo nel modello organizzativo, diciamo, una condotta illecita è quella che viene posta in violazione o del modello organizzativo o comunque di qualsiasi altra regola interna che l'azienda si è posta di rispettare per agire in conformità alla legge. Per cui sicuramente, cioè, molto probabilmente se si è verificato un illecito è perché quella procedura non ha funzionato. Però ovviamente si deve fare prima di modificare la procedura, è necessario comunque una verifica e un'indagine per accertare che il segnalante stia segnalando un fatto vero, agendo in buona fede, eccetera. Quindi sono, secondo me, due passaggi conseguenziali, però non si può prescindere dall'indagine interna. Perfetto, quindi è arrivato, cioè ti ringrazio Maria, ma ringrazio ovviamente anche Rita, Flavia, non solo per aver risposto a queste domande, ma per aver illustrato in maniera molto chiara e precisa quello che andrà a cambiare e aver risposto anche a quelle che sono le principali domande che noi tutti ci stiamo ponendo in queste settimane. Quindi sicuramente guarderemo con grande attesa l'arrivo della direttiva all'interno dell'ordinamento italiano e vi accompagneremo come US Group, ma anche assieme ai nostri partner, come Rodelun Partner, nelle prossime settimane all'arrivo della direttiva e riaggiornandoci poi più avanti quando avremo delle informazioni più concrete. A questo proposito mi permetto di darvi l'appuntamento al nostro, perdonate il gioco di parole, prossimo appuntamento, quindi il terzo incontro del ciclo Countdown Speak Up, che è già settimana prossima, martedì, dunque martedì 16 novembre, sempre dalle ore 11 alle ore 12, più o meno, lo vedete, dipende dal numero di domande che ci arrivano. Noi siamo assieme allo psicologo del lavoro Paolo Lanciani per capire come strutturare al meglio l'esperienza del whistleblowing e generare un valore positivo percepito sia per il whistleblower ma anche per l'azienda. Quindi andiamo a toccare la tematica del whistleblowing da un punto di vista di psicologia del lavoro e di impatti appunto sia sul segnalante che sull'azienda. Appunto se le registrazioni sono già aperte vi verrà mandata anche informazione nella mail di ringraziamento che riceverete e vi attendiamo sicuramente settimana prossima per un nuovo appuntamento. Quindi non mi resta di nuovo davvero di ringraziare l'avvocato Rita Santaniello, l'avvocato Maria Ilda Schettino e l'avvocato Flavia Terenzi per essere state con noi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie di essere state con noi, buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.